Il furgone diventa una scheggia impazzita, si conficca con il muso in una clinica di estetica, frantumando la vetrata all'interno del negozio, per quanto atterriti dal pericolo se la caveranno senza nemmeno un graffio. Il titolare, una commessa, alcuni clienti presenti una decina di minuti prima di mezzogiorno, ovviamente tutti impauriti per il botto, il crollo di parte del muro che si affaccia sul parcheggio e lo sbucare del cofano del mezzo di trasporto entrato in bottega all'improvviso. Ingenti danni sia alla muratura esterna dell'edificio che dà sul parcheggio di piazza 25 aprile, sia alla porta in vetrata andata in pezzi. L'incidente che ha riversato in strada e nel parcheggio coloro che si trovavano nell'area commerciale di recente costruzione, poco lontano dalla stazione ferroviaria di Thiene. A bordo del furgone di marca Mercedes, una persona, la conducente, che non ha saputo spiegare cosa fosse accaduto. Sarà il verbale redatto dagli agenti a farlo in compenso una volta che saranno chiarite le dinamiche dell'episodio. Si tratta di una donna di 37 anni, residente a Chiuppano, che ha perso il controllo del veicolo commerciale in fase di manovra alle 11:50 circa di questa mattina. A venire abbattuta in parte la parete esterna del centro estetico, la clinica, centro specialistico per la cura e il benessere del corpo, sfondata dalla parte anteriore del veicolo. Lanciare l'allarme immediato, raccolto dalla polizia locale, alcuni scampati al pericolo che si trovavano all'interno dell'attività. Il bilancio dell'incidente, come confermato dagli agenti, fortunatamente non registra alcun ferito. Ben diverso il discorso sul piano dei danni provocati all'edificio, oltre a quelli da carrozzeria al veicolo.